In 45 anni che insegno in questa scuola non mi era mai, dico mai, capitata una classe indisciplinata come la vostra. Ve lo devo proprio dire, eh? Siete la classe peggiore dell'intero istituto. Complimenti! Senti, ma ti sembra questo il modo di sederti? Che sei in spiaggia? I'm so sorry, non si va in bagno la prima ora. Ragazzi, le vogliamo aprire queste finestre, eh? Dobbiamo cambiare l'aria, non si respira qui dentro. Guardate che ai miei tempi, eh? Si dava anche lo zero come voto. 40, non c'è bisogno di appoggiarsi alla parete, eh? Guarda che quella sta in piedi da sola, non cade. Non si va in bagno prima della ricreazione. Ascolta, chiudimi le finestre perché si gela qui dentro, eh? Siete ancora peggio dei ragazzi di prima. I bambini dell'asilo si comportano meglio di voi. Vi voglio ricordare che io il telefono lo uso solo per questioni scolastiche. Scusate. Cesare, senti, dammi ancora un'oretta che finisco qua la lezione e poi arrivo a casa, va bene? È appena finita la ricreazione e tu non sei andato in bagno. Sono cavoli tuoi. Sì, ma senti, queste qua cosa sono? Eh? Mele, pere, carote? Vogliamo metterla all'unità di misura ogni tanto? Pensate che mi piaccia darvi tutti questi compiti a casa? Eh? Sì, mi piace, allora? La vostra è una generazione che non ha più valori, ragazzi, eh? Siete sempre attaccati a sti telefonini. Lunedì alla prima ora, verifica su tutto il programma, eh? Buon weekend a tutti! Ti vuoi togliere quel cappellino? Eh? Non siamo mica a un concerto rock! Ragazzi, sono sincera, i ragazzi delle altre classi sono molto più avanti di voi col programma. È l'ultima ora, te la tieni e la fai a casa tua. C'è qualche volontario? No? Allora chiamo io. Io vi avviso, il prossimo che vi chiede se ho corretto i compiti viene sospeso immediatamente. Se ci fosse un esame per diventare asini, lo passereste tutti! Ragazzi, se non avete capito, ditemelo, che ve lo rispiego. Prof, io non ho capito. Perché non sei attento, devi stare più attento. Non è che posso sempre rispiegare le stesse cose, mo' ti arrangi, eh. Prof, posso andare in bagno? Chiedemelo in inglese. Can I go to the toilet, please? No, you can't. Qualcuno ha voglia di andare a fare due fotocopie? Tu che non hai alzato la mano, vai! Ragazzi, so che l'ultima ora siete stanchi, ma sono stanca anche io, eh? Allora, io che ho 55 anni, due figlie, separata con l'ernia al disco, 200 studenti, 60 classi, eh? Non vado in bagno dalle 7 del mattino e voi siete già incontinenti così giovani? Allora, ragazzi, è molto importante. Tutto quello che so per scrivere, ricopiatelo perché poi ve lo trovate nel compito, va bene? Poi non dite che non vi avevo avvisato. Bene, spero che abbiate copiato tutti. Guardate che lo Stato mi paga lo stesso, eh. Se io vi faccio o non vi faccio lezioni è uguale, io guadagno comunque. Siete voi che non imparate niente. Ma è possibile che non riesco neanche a sentire sto ragazzo che sta a un metro di distanza da me per colpa di tutto il casino che fate? Laggiù in fondo, la smettete di fare il salotto? Non siamo mica al mercato qui, eh? Allora ragazzi, mi sembra di aver capito che non vi è chiaro, eh? Allora vi faccio un altro schema così magari capite, va bene? Tensione, eh? Questo magari era un po' complicato, adesso ve ne faccio uno più semplice. Allora. Più chiaro, vero? Allora, io amo il mio lavoro. Ma voi mi fate proprio passare la voglia! Mi sono dimenticata di dirvi una cosa. Poi non dite che non vi avevo avvisato. Se questo video arriverà a 90.000 like, girerò un altro video sui professori. E mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale. Non ve lo dico più. E soprattutto seguitemi sugli altri social, su Instagram, che metto le mie foto in bikini, e anche su TikTok, che faccio i balletti, lo sapete già, anche su Facebook. Va bene, basta, mi sono stufata, me ne vado. Ciao!